Ciao Runneroschi e benvenuti in questa nuova puntata di Continualo Tu, l'unico show dove devi continuare tu, non l'avresti mai detto dal nome. Bam bam bam. Prima di cominciare vi devo delle scuse, per il semplice motivo che, va bene, sarò breve. Ho fatto la prima puntata del Continualo Tu qualche mese fa, ma non ho mai fatto la seconda perché volevo apportare delle modifiche al format che poi non ho mai apportato, perché ho pensato che tutto sommato se devo fare delle modifiche le farò in corso d'opera, mentre l'opera continua, quindi si evolve. L'opera. Quindi riprendiamo esattamente come se questa fosse la prima puntata, anche se in realtà è la seconda. Come funziona? Continualo Tu. Io metto a vostra disposizione un bozzetto realizzato da me, anche in pochissimo tempo, non è importante. Voi dovete semplicemente prenderlo e dovete continuare il disegno, stampandolo, continuandolo in digitale, facendo un graffito gigantesco in un muro e venendo arrestati dalla polizia, non importa come volete continuarlo. L'importante è che lo facciate come vi pare. Poi semplicemente me lo rimandate indietro e io con i vostri disegni costruisco la puntata successiva, che si spera adesso escano una volta a settimana, si spera, incrociamo le dita, cosa che poi non accadrà, ma voi fate finta di sì! Quindi mi scuso per questo enorme cappello introduttivo che vi ho fatto, che era necessario perché a distanza di mesi poi le persone dimenticano le cose. Queste sono le poche righe che vi avevo messo a disposizione per realizzare il vostro disegno e devo dire che sono rimasta davvero contenta del risultato e del contributo che mi avete dato per questa puntata. Quindi, dato che questo non è un contest, non è una gara, è soltanto un mostrarvi cosa avete realizzato, ho creato delle categorie nei quali ci sono dei... In realtà non so nemmeno spiegare che cosa io abbia fatto. Non è che ho dato... Ma vediamo subito! Per la categoria originalità, ecco le opere che mi hanno colpito di più. La prima è quella di Adriano Spaziani, che ha realizzato una cosa meravigliosa con Miley Cyrus che mi ha fatto letteralmente ammazzare dalle risate. Let me crash it! Please! Andrea Cassinari, che ha realizzato il personaggio come se fosse tipo un esploratore all'interno delle mie narici, ti ringrazio per aver tirato in ballo una parte così importante del mio corpo, e in cambio... Perfetto, come sporcare un obiettivo, geniale! E infine Vsevolod, che è un nome così strano che non riuscirò mai a pronunciare, che ha realizzato questo basandosi sui personaggi di Geronimo Stolto, che è il cortometraggio al quale stiamo lavorando, che è quasi finito peraltro. Per la categoria stile, che sono quelle che mi sono piaciuti più a livello stilistico, c'è Selena Mirò, che ha realizzato questo elfo natalizio un po' come se fosse una sorta di vettoriale, che però non è, senza contorni, tutto molto piatto, però al contempo non è del tutto piatto. Ed è uno stile particolare che mi ha colpito molto e mi è piaciuto veramente tantissimo. E poi c'è Francesco Maggi, che se non sbaglio ha realizzato il personaggio su carta vestito da Totoro, ma la cosa particolare è stato che colorando con i pennarelli la sovrapposizione dell'inchiostro è andata a formare i peli come fosse una texture di questa tuta da Totoro, quindi questa cosa mi è piaciuta veramente tantissimo anche questa, e per questo ho deciso di metterli nella categoria stile. Tra l'altro la categoria stile è una di quelle che mi sta più a cuore, soprattutto perché lo stile è davvero importante in un disegno, saper rendere qualcosa di proprio. Poi per la categoria bellitudine, che come tutti sanno è una parola davvero molto italiana, ho deciso di inserire, sempre in un ordine del tutto casuale, Sara Tomasoni, che ha realizzato con le matite questo personaggio skater molto bello, Rosa Orek o Vincenzo Orecchio, in realtà non lo so perché l'ho scritto con due nomi diversi, quindi nel dubbio cito entrambi, che hanno realizzato questa sorta di astronauta, sempre skater, non so perché tutti sono fissati con gli skater ultimamente, un po' cyborg, molto particolare, però mi è piaciuto, ero indecisa se metterlo nella categoria bellitudine o stile o in entrambe. Poi c'è Aurora Phantom, non so come si pronuncia questa cosa, tutti i nomi strani mi capitano, che ha realizzato questa sorta di techno girl sci-fi, non so come definirla, in realtà dovrei cercare dei vocaboli adatti per parlare di questa cosa, ma in realtà anche questa mi è piaciuta moltissimo perché anche questa ha la particolarità di essere piatta ma in senso positivo, mi ricorda moltissimo i fumetti tipici italiani come anche Monster Allergy. Dario Montigiani, che ovviamente si è conquistato questa nomina dovuta soprattutto al fatto che Harry Potter è nel mio cuore per sempre, quindi di conseguenza non potevo assolutamente non parlare di lui. Caldo, non lo so, mi dà l'idea di sofficità questo disegno. Poi c'è Deborah Modica, che invece ha realizzato questo disegno a mano e deduco, non lo so, potrei sbagliare perché in realtà le mie sono tutte deduzioni, però credo che tu sia una studentessa di moda, oppure se non lo sei ti piacerebbe esserlo. Saltando da una categoria all'altra finiamo in quella della satira, che credo sia una tantum in realtà, la cui nomina si è assolutamente meritata Davis Nardella con quest'opera che si commenta da sola, quindi io non dirò nulla, chi vuole intendere intenda, ma in realtà credo sia abbastanza semplice per chi segue YouTube capire di cosa stiamo parlando. E in ultimo Lucia Liberti conquista la sua nomina nella categoria What the fuck con quest'opera che in realtà non so nemmeno
come defi... cosa? Non lo so. Ah, mi dimenticavo che per questa categoria c'è anche Marcello Bobba che ha realizzato questo e anche questo è un what the fuck. Inoltre sappiate che alla fine del video includerò tutti gli altri disegni di cui non ho parlato in questo momento e vi chiedo scusa comunque se ne avrò dimenticato qualcuno e purtroppo dato che si è protratto per tanto tempo tra la prima e la seconda puntata, questo è il motivo se mi sono persa qualcosa per la strada. Perdonatemi, la prossima volta prometto che non riaccadrà. Ah, in ultimo ovviamente volevo farvi vedere cosa ho realizzato io sul mio bozzetto alla fine e nel caso qualcuno volesse vedere c'è il link qua che finisce nel mio primo canale nel quale c'è uno speed drawing che insomma se siete interessati potete cliccare e vedere. Per quanto riguarda invece il bozzetto che metterò a vostra disposizione per questa volta sappiate che è questo, è un personaggio un po' diverso, in realtà non so nemmeno io a cosa stessi pensando quando l'ho fatto. Buona fortuna! Tan 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 tan. Potete scaricarlo direttamente dalla descrizione, quindi per chiunque volesse cimentarsi in questa nuova, magica, fantastica avventura, sapete dove cliccare. Credo, spero di aver detto tutto e soprattutto incrocio le dita per non accorgermi in fase di montaggio di aver dimenticato qualcosa. In ogni caso voi mi vorrete bene lo stesso, vero? Spero che anche stavolta partecipiate in tanti esattamente come l'ultima volta, mi sono arrivati più di 50 disegni e quindi ragazzi vi ringrazio davvero moltissimo. Ah, ovviamente per quanto riguarda le nomine, le categorie e tutto il resto, sono cose che scelgo di volta in volta a seconda degli stili dei disegni che mi arrivano, quindi non sentitevi vincolati dalla categoria what the fuck o dalla categoria satira, in realtà è tutto molto variabile a seconda di come mi sveglio la mattina. E quindi niente ragazzi, io vi ringrazio davvero moltissimo e vi do appuntamento alla prossima settimana, speriamo, con il prossimo Continuando Tu. Quindi ragazzi un abbraccio, ciao ciao! Ah, ovviamente sì, era ovvio, mi sarei dimenticata di qualcosa, quindi ve lo dico adesso. Quando avrete finito il disegno e vorrete mandarmelo, dovete andare sulla mia pagina Facebook Fraffrog e scrivermi lì un messaggio privato oppure pubblico, come vi pare, e mi mettete il vostro disegno. E niente, era questa qui la cosa importante, quindi ho finito e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!